Con Enarc for Art abbiamo festeggiato 2 anni di Asteria Space, 2 anni di difficoltà ma anche di risalite e di ripartenza, per cui io personalmente sono molto felice di aver celebrato questo secondo anniversario con un evento che è stato inserito all'interno della Festa della Musica dal titolo Enarc for Art, perché quest'anno abbiamo portato i nostri artisti ad esibirsi sotto un arco, ripercorrendo un po' quello che era accaduto lo scorso anno in cui si erano invece esibiti dietro un vetro, un simbolico vetro, quello delle nostre vetrine, con l'evento E Glass for Art. Quest'anno con Enarc for Art la festa per i nostri 2 anni di attività si è trasferita sotto un arco adiacente alla sede di Asteria Space a Bitonto, e quindi gli artisti hanno avuto la possibilità di esibirsi fra danza, musica e teatro per grandi e per bambini, affacciandosi sulla storica piazza Moro di Bitonto. Un evento che rappresenta tanto per l'arte e per lo spettacolo in questo momento di ripartenza. E è stato un evento in cui ogni artista ha presentato un nuovo progetto, ci tengo a precisarlo perché questo è molto importante, aver presentato nuovi progetti discografici, nuove produzioni di danza e teatro in questo momento significa tanto, perché vuol dire che gli artisti non si sono fermati e spero non si fermino più.